mercoledì 27 luglio al Giffoni Film Festival è stata la serata di Elisa Coclite, in arte Casa di Lego, l'artista originaria di Montorio al Vomano e vincitrice della 14ª edizione di X Factor nel 2020. Presentata da Nicolò De Vitis e Giulia Salemi e acclamata dalla folla presente in piazza Fratelli Lumière, la 19enne ha messo in mostra parte del suo repertorio in compagnia della chitarra, del pianoforte e della sua delicatissima voce. Grande successo tra il pubblico ha riscontrato il brano Vittoria, l'inedito che l'ha portata alla vittoria di X Factor, è scritto proprio in collaborazione con Mara Sattè, che si è esibita subito dopo la performance dell'artista abruzzese. Figlia del pianista jazz Massimiliano Coclite, il nome d'arte Casa di Lego deriva dall'omonimo brano Lego House di Ed Sheeran, al quale Elisa è artisticamente molto legata. Tra le apparizioni più importanti non possiamo dimenticare l'esibizione nella terza serata di Sanremo 2021 con Francesco Renga, in compagnia del quale ha interpretato Una ragione in più di Ornella Vanoni. Come ribadito durante l'esibizione, Elisa è riuscita negli anni a portare la sua musica dalla sua cameretta alle piazze più calorose ed in televisione, acquisendo un prestigio via via maggiore, e questo è motivo di orgoglio per lei, la sua famiglia, chi le sta attorno e per la comunità di Montorio al Vomano che l'ha cresciuta. Sul palco in compagnia di Casa di Lego è salito un altro montoriese, Francesco Capitanio, in arte Frank Capitanio, l'artista classe 93, ha iniziato con la batteria spostando poi a 12 anni la sua passione verso la chitarra, che lo porterà al successo con i Wacos e alla collaborazione con il cantautore teramano Francesco Sbraccia, e quindi Casa di Lego.